Benvenuti a Teleracconto. Come sempre iniziamo con quello che è il calendario del fine settimana. A San Michele al Fiume, il 13 e 14 luglio, ci sarà la festa della patata. A Pianello di Cagli solamente, però il 13 luglio è una sola serata, c'è Piaceri Divini. In realtà è una cena distribuita nei vari locali che ci sono a Pianello, accompagnata questa cena da vini preziosi che ognuno di questi locali porta a disposizione del pubblico. A Nova Feltria c'è il festival dedicato a Ivan Graziani, si chiama Maledette Malelingue, che riprende il riff di una canzone famosa di Ivan Graziani, e questo Maledette Malelingue Festival si tiene il 13 e 14 luglio. A Frontone c'è invece Rockers and Vino, dal 12 al 14 luglio, ed è un festival dedicato a rockabilly. A Monte Cerignone, vado un po' a memoria e un po' leggo, a Monte Cerignone invece ci sono le giornate medievali in questo fine settimana, Mons Cerignonis, e in un piccolissimo borgo, bello, bellino, se volete ritrovare la genuinità di una volta ve lo consiglio, si chiama Torre San Tommaso di Urbino, c'è Torre in Festa dal 12 al 14 luglio. È un borgo veramente piccolo, intorno alle Cesane, sulle Cesane, che vale la pena di visitare, se non altro per ritrovare quelle atmosfere, diciamo, di una volta. Poi vi segnalo un evento infrasettimanale, ve lo dico ora perché poi succede della prossima settimana, però in mezzo alla settimana, e non so se avrò modo di preannunciarvi questo evento. Si chiama I Sapori del Borgo ed è un'iniziativa che vede coinvolti tutti i ristoranti di Monbaroccio che si ritrovano dentro al castello, ed è una cena itinerante. Ogni ristorante propone un menù o un piatto e voi avete la possibilità di visitare il castello di Monbaroccio e cenare in questo luogo fantastico. Poi l'estate, si sa, è momento di grandi festival musicali, di grandi eventi musicali. Sicuramente vi capiterà di leggerne. Io non ho, sapete, questa trasmissione si occupa di eventi enogastronomici in particolare, e quindi non rientrano, diciamo così, in quello che è il nostro calendario che vi suggeriamo tutte le settimane. Però uno ve lo voglio suggerire perché è molto bello, ho letto il programma, spero di dire bene perché è in latino, si chiama Musica e Amenoe Loci, e latino appunto, sono un latinista diplomato, e questo, ho letto il programma, è molto molto bello, vi porta in dei luoghi particolarissimi come per esempio il cortile d'onore di Palazzo Ducale di Pesaro, e è un festival di musica antica ed è alla 21ª edizione, poi ripeto ce ne sono tantissimi altri. Bene. E adesso vi presento quelli che sono i nostri ospiti di questa puntata. Ad iniziare da Danilo Filipponi, chiedo scusa. Ci mancherebbe. Danilo Filipponi, che è venuto a raccontarci di Fano un Fortune, la Fano dei Cesari, e l'amico Nevio Russo, grande cantautore e impresario musicale, con cui invece affronteremo l'argomento Arena BCC, di cui, lo ripeto ancora una volta, godiamo del contributo, del patrocinio. E questo ci rende particolarmente fieri. Bene, Danilo, dunque, intanto io potrei iniziare dicendo da padre in figlio, perché tu sei il principe ereditario di casa Filipponi, dell'amico Daniele. Esatto. I nomi sono tanti nel mio cervello che ogni tanto me ne sfugge qualcuno. Grandissimo amico Daniele, tra l'altro una persona che si è sempre fatta in quattro per gli eventi di Fano, e tu sei chi prosegue questa tradizione di famiglia. Danilo collabora a diversi eventi, però è qui per presentarci la Fano dei Cesari. Esatto. Uso ancora questo nome Fano dei Cesari, in realtà è da qualche anno a questa parte il nome è diventato Fano un Fortune. Sì, siamo andati a riprendere quella che è l'etimologia latina, che va a richiamare un po' quello che è più la romanità dell'evento in sé, perché questa è una rievocazione storica a 360 gradi, con appunto vestiti storici, con degli angoli di Fano dove vengono valorizzati appunto per la loro storicità, quindi si unisce quello che è l'attuale e quello che era il passato, si va a valorizzare tutto quello che è il Pincio, quindi il nostro fantastico Arco d'Augusto, e poi si cerca
cerca di coinvolgere la città anche da un punto di vista più popolare, con dei vestiti, con delle manifestazioni, con delle cene e soprattutto con la sfilata della domenica, che è quella un po' più conosciuta, con la famosissima Corsa delle Bighe. Poi quella che precede la Corsa delle Bighe. Esatto. Senti, la Fanno dei Cesari ha sempre avuto di bello l'attaccamento della città, no? Molta partecipazione. Io ricordo le primissime edizioni, anzi ricordo la primissima edizione che fu fatta, pensate, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, in quanto alle circoscrizioni, all'epoca c'erano le circoscrizioni, veniva donata della stoffa perché i cittadini potessero utilizzarla per farne poi vestiti romani. E questa è stata veramente una bella trovata per poter coinvolgere, no, i fanesi. E tuttora esiste, non c'è più la stoffa regalata, però c'è questa grande partecipazione. Ma in realtà la Proloco, il comune di Fano, investe molto nelle fazioni. Prima si chiamavano circoscrizioni, adesso sono fazioni, sono diventate 4 a differenza di prima, che erano di più. Investe molto nelle fazioni con dei contributi economici, in modo tale che queste fazioni possano investire anche in stoffe, in vestiti, in materiali di scena. Questo appunto per favorire la partecipazione popolare, perché la sfilata della domenica è un palcoscenico dove tutti i fanesi, bene o male, negli anni almeno una volta hanno partecipato, e quindi è fondamentale che tutti possano poter aderire, e di fatto tutti possono aderire avendo un vestito a questo grande palcoscenico. C'erano queste sfilate che duravano ore e ore e ore, poi i fanesi sono anche ironici perché c'era il bacco che distingueva diverse situazioni e tanto altro. Addirittura un anno sono state fatte venire, ricordo, delle mucche che trainavano un biroccio, un'impresa folle, venivano da Piobbi, insomma molto molto bella. Se mi permetti, un anno ci sono stati anche gli elefanti. Gli elefanti, certo. Io ero piccolino, ma me lo ricordo, sì, che sì, sì. C'erano questi elefanti. Dal circo vennero. Esatto. Senti, io ho letto il programma, dunque voi avete abbinato anche all'interno di questa Fano Fortune una piccola, relativamente piccola manifestazione che è nata qualche anno fa, la Fanno dei Cesarini, no? Che era la mini Corsa delle Bighe dedicata ai bambini, con i genitori che insomma li portavano, e questa è diventata via via col tempo una divertente manifestazione, molto partecipata anche questa, e l'avete inserita nella Fanno dei Cesari ufficiale. Sì, questa è una manifestazione che negli anni ha preso corpo, e bisogna dare atto comunque a chi l'ha valorizzata nella figura di Piero Valori con la sua associazione, perché negli anni ha spinto tantissimo per questa manifestazione, ed è merito suo principalmente che questa manifestazione ora sia così partecipata. Di fatto appunto sono delle piccole bighette dove salgono i bambini e i genitori appunto trainando queste bighette fanno questa Corsa delle Bighe all'interno dell'Arena del Pincio. Insieme a questi poi ci sono anche altri giochi dove appunto i genitori e i bambini si interfacciano tra di loro, ed è una, secondo me, una giornata molto molto ludica e molto bella da vedere. Sì, da naturalmente riprende un po' lo spirito ironico che dicevo prima, non è storicamente, no? Invece la parte, diciamo, della Fanno dei Cesari ufficiale è molto storicizzata, cioè avete la colonia Giulia Fanestris, anche la Simmachia e Lennon. La Simmachia e Lennon. Lennon. Ho detto bene. E poi avete il contributo anche di altre associazioni che vengono da altri luoghi d'Italia, no? Certo, quest'anno arrivano circa 12 compagnie di rievocazione storica fra greci, celti e romani, che andranno a riempire le aree del Pincio, dei Giardini Leopardi, dei Giardini della Memo, che con i loro accampamenti, con le loro ronde all'interno del centro storico, e soprattutto sono dei momenti di rievocazione vera. Anche la sfilata stessa abbiamo cercato di fare un filtro, cioè chiediamo a tutte le fazioni di essere il più storici possibili. Quindi certo. Negli ultimi anni si vedono molti meno cellulari, molti meno occhiali da sole, certo. Si vedono molti meno passeggini, questo per cercare sì di
coinvolgere comunque la popolazione, però cercare anche di dare un taglio un pochino più storico alla manifestazione. Certo, dare una credibilità ulteriore. E ho letto che ci sono anche, questo è grazioso, delle ronde romane che attraversano le vie del centro storico. Tutto vero, questo appunto durante la serata, soprattutto del sabato e il pomeriggio della domenica, ci saranno queste ronde appunto di legioni romane che andranno a difendere le mura romane. Le mura romane. E tutto poi viene concluso dalla grandiosa Corsa delle Bighe, che da qualche anno questa parte è notturna. Sì, infatti abbiamo inserito la Corsa delle Bighe, vedendo anche quelle che erano le temperature che si vanno a profetizzare a metà luglio. Quando nei tempi passati si faceva nel pomeriggio era veramente impegnativo, quindi abbiamo proposto e ideato di spostare verso il tardo pomeriggio la sfilata, quindi la sfilata partirà intorno alle 20, il primo figurante entrerà all'interno dell'Arena del Pincio per le ore 20 e a seguire tutti il corteo storico con i gruppi storici, appunto, tutte le fazioni, e subito dopo a seguire la corsa famosissima Bighe. Corsa delle Bighe. Con la premiazione. Dunque le date esatte sono dall'11 al 14 luglio. Confermo. La Corsa delle Bighe è chiaramente l'ultimo giorno, il 14 esatto. luglio, domenica. E c'è un biglietto da pagare? Allora, ci sono le tribune che sono a pagamento, dove i biglietti si possono acquistare solo per i giorni del sabato e la domenica o su Live Ticket o anche in loco, mentre per entrare nell'Arena del Pincio o nel centro storico l'accesso è completamente gratuito. Naturalmente grande dispendio di energie, la sabbia, le tribune, la paglia, di paglia, insomma veramente un lavoro fondamentale enorme, per queste enorme. Cose è sempre la prima cosa la sicurezza. A chi bisogna ringraziare? Alla Proloco, al Comune di Fano e tutte le associazioni che collaborano appunto a questa manifestazione, quindi la Simma Chiellenno, la Giulia Fanestris, l'associazione appunto di Sant'Orso con la Fano dei Cesarini e tutti i volontari che lavorano per tantissimi. Una settimana certo. a questo evento. Io continuo a ripetere, queste occasioni non devono farvi tralasciare di visitare la città, perché Fano romana è molto bella, ci sono dei luoghi aperti, il museo, insomma vedete se potete di cogliere questa occasione non solo per partecipare alla Fano dei Cesari ma anche per visitare la città. E poi c'è Nevio Russo. Io a noi ci lega un aneddoto, una cosa simpatica. Pensate che questa è la seconda volta in vita mia che intervisto Nevio. E la prima volta è stata nel 79. Sono venuto a casa tua, sei stato molto accogliente, devo ringraziarti, ancora mi ricordo la tua bellissima casa, ed era l'occasione per presentare il tuo disco 45 giri che fece moltissimo sì, successo. Sì, è andato molto bene, sì. Sono anni d'oro. Oltre 40 anni. Non dirlo perché sennò sembra che siamo vecchi. Comunque no. bel periodo quello. Bel periodo, devo dire che questa canzone era tra l'altro il mio primo 45 giri in Lei scoppiò l'amore. Sì. E nelle radio poi tu. Io lo mettevo sempre, insomma, perché era sì, richiestissimo. Era richiesto, cioè, e devo dire che allora non è che si registrava con i computer. No, oggi è una canzone ancora attuale. Pensa. Perché è suonata veramente. Suonata da strumenti veri, sì, non computer. Sì, ma ti dico quel tratatatatan che parte. Sì, sì. Abbiamo preso un pianoforte a coda, abbiamo alzato il coperchio e abbiamo suonato quel tan tarararadam con il plettro, addirittura le note del pianoforte. Beh. Cioè, ci si inventava, che sì, trovavi sì, suoni. Sì, certo. E devo dire che le canzoni registrate dal vero, oggi sono figlio di dirle, sono attuali. Io sono ritornato, vabbè, dopo un periodo anche con un altro progetto. Aspetta, prego, io voglio dire di Nevio, che Nevio è di Urbino, e volevo aggiungere questa cosa. Urbino sembra essere un po' la patria dei grandi artisti, no? Sì, io parto sì. dagli anni 60 con l'Anonima Sound, Veglio, il babbo di Gualazzi, il babbo di Raffaele Gualazzi. Sì, Graziani, poi Ivan Graziani, che ha studiato e ha cominciato a fare musica ad Urbino, e Lucio Dalla, che ha scelto Urbino come suo dimora. Di relax, di riposo. Sì, insomma, perché questa magia della musica a Urbino? Ma vedi, anche Lucio Dalla è venuto a Urbino e ha preso questa casa là in mezzo a un bosco. Sì.
e quindi era una roba incantevole. Ma perché c'è questa magia? Cioè è Urbino che ti dà la musica? Urbino forse perché è circondata da tutti questi studenti, vedi questi giovani che vanno, vengono. Cioè conosci la vita, conosci un po' il casino, no? E quindi poi ogni tanto ti ritiri in mezzo a queste colline, ti vengono delle idee di scrivere. Io ti dico la verità, tu sai, adesso io faccio anche il management di concerti, certo, importanti. E ci arriveremo. Però prima voglio dire che tra tutti questi artisti urbinati, ho volutamente tralasciato il tuo bellissimo principe ereditario, anche per te, che si chiama Stefano Ligi. Sì, che era stato prodotto da Lucio Dalla. Esatto, che è stato in qualche modo preso da Lucio Dalla nella sua factory, e poi è stato a Sanremo vive di vita propria, perché fa concerti. Adesso lui fa concerti un po' in giro per l'Italia. Molto importanti anche. Allora, io ti volevo chiedere, lui si chiama Stefano Ligi, tu ti chiami Nevio Russo, chi dei due ha il nome d'arte? Allora, a dire il vero ce l'ho io, allora questo Nevio Ligi cadeva, no? Cadeva. Questo nome. Nevio Ligi, sì, non so. Quando mi hanno cambiato sto cognome, devo dire che ci sono stato male per un po', perché poi la gente in giro nei concerti diceva ma tu c'hai un accento romagnolo, ma non sei né siciliano né napoletano. Devo sempre stare a spiegare, al punto che sono anch'io convinto Nevio Ligi non c'è più. Non c'è più Nevio Russo. Perché se no ti trovi, io quando sono al sud, devi sempre spiegare perché allora io, siccome faccio cose un po' grintose anche, no? E quindi secondo loro sto russo dava più impeto. Poi avevo sta barbona, sti capelli. Sì. Io ti ho seguito nel tuo percorso artistico, ho visto molti tuoi concerti, certo. Poi tu hai deciso di fare l'impresario musicale, il management, come si usa dire. Ti dico, perché? Brava, domanda che mi fa piacere che tu la faccia e ti rispondo. Io ho avuto un momento di crisi, di identità, perché non si capiva più qual era l'artista, perché un giorno vado in un locale, vedo, l'avevo perso da qualche anno, il mio meccanico, no? Che era lì che faceva una serata in un locale, che io sapevo che non sapeva suonare, quindi tutti si improvvisavano con questi dischetti, e ho avuto un po' di crisi, ho detto, ma disse a mia moglie, non vado più sul palco, perché? Perché qui cantano tutti, ormai si capisce più, no? Chi è il vero artista, chi scrive, chi non scrive. E così ho fatto, ho continuato, perché ti posso dire che a casa mia, come forse da Graziani, io ho oltre 50 chitarre, pianoforte, perché strimpello un po' anche bene. Sì, ma questo fatto di entrare nel mondo dell'arte ti ha fatto conoscere gli artisti, sì, e da lì... Sì, sono onesto, e da lì allora che è successo? Ho cominciato a lavorare come direzione artistica a questi grandi artisti, ma da De Gregori, ti parlo nomi importanti, certo. ai rapper che vanno oggi. Certo. Però ti devo dire, non voglio camminare troppo, io ho avuto una piccola fortuna perché ho fatto quei tre album, di cui 3-4, 45 giri, e sono andati bene. Tant'è che ci ho fatto qualche caso, voglio dire. Vabbè. Ho avuto un po' anche di testa, perché certo, oggi tu sai, il successo non è infinito. Quindi mi ero sposato giovanissimo, una cosa o un'altra, quindi ho pensato anche che quel momentino che mi è capitato di mettere a frutto le tue conoscenze. Senti, e adesso sei anche, posso dire, direttore artistico dell'Arena BCC o sbaglio? Oddio, no, io devo dire che ringrazio anche il Gino Bartolucci, perché a Fano ho sempre trovato un po' un circuito un po' chiuso per i grandi eventi, eccetera. Io mi organizzo in concerti anche importanti. Certo. Poi ho scoperto questa arena, Arena BCC. Certo, c'ha pochi posti, non posso portare nomi eclatanti, certo, perché oggi ci sono... Però già porti Ezio Greggio, che è un nome eclatante. Però, ad esempio, Ezio Greggio, dopo 40 anni, c'è anche un bel servizio che mi piacerebbe anche farlo vedere, un attimo, se fosse possibile. Non ce la facciamo perché siamo quasi... Comunque c'è anche questa settimana un bellissimo servizio, la copertina di TV. Diciamo che, per farla breve, è tornato al pubblico. È tornato al pubblico dopo 40 anni. Dopo 40 anni che non si esibiva perché più. Perché esigenza di avere il pubblico lì, non di stare dietro... Comunque, tornando all'Arena BCC, tu hai collaborato con Gino Bartolucci per portare degli artisti. Sì, io ho portato, diciamo... nel limite delle possibilità per la capienza che ha, però certo, abbiamo fatto sempre tutto sold out. Ho portato i Nomadi 3 anni fa, li riportiamo adesso il 20 luglio, che è quasi avremo modo poi di ricordarvelo di volta in volta. Sì,
E poi addirittura torniamo anche a Lucio Dalla, perché io ho scoperto una band che si vocifera, ma so che non è vero, che forse sia il figlio mai riconosciuto di Dalla. L'11 agosto vi invito a venire a vedere questo concerto dedicato a Lucio Dalla. Anzi, io lo volevo chiamare con molta presunzione, è tornato Lucio Dalla. Sì, ho visto sulla foto, gli assomiglia. Allora, a me dà fastidio vedere questi che si travestono. Questo è vero. C'ha la voce identica, è un Lucio Dalla degli anni Ottanta. Ma pensa. Vi invito veramente a venire a vedere, perché voi vedete sul palco fisicamente e vocalmente tutto live, ve lo dico da cantautore, certo, un Lucio Dalla. Dalla è tornato. Bellissimo. Ti giuro, volevo mettere qui. Noi abbiamo il tempo sempre molto ristretto, Nevio. Però per cui citerei che questo evento, sì, gli altri non hanno bisogno, perché logicamente certo, uno pensa al solito tributo a Lucio Dalla. Signori, l'11 agosto voi vivrete una serata che è un concerto di Lucio Dalla. Stai tranquillo che noi ci lo ricorderemo. Ci conto, Sergio, perché tu sai, Dalla poi da me era di casa. Sì, 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 sì. Ti dicevo, Nevio, purtroppo la trasmissione ha dei tempi contingentati. Certo, è bellissimo parlare con te, perché hai un mondo, hai vissuto un mondo fantastico, quindi sai quanti aneddoti. Mi riprometto di risentirti non tra 40 anni, ma forse prima. Grazie a tutti voi di aver seguito questa puntata di Teleracconto, che vi ricordo anticipa nella prima messa in onda il nostro TG Occhio alla Notizia. Quindi lascio la linea alla redazione giornalistica e auguro loro buon lavoro. Ciao.